Ciao ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, oggi siamo su Astroneer, un gioco uscito da pochi mesi, è un titolo space, l'ho beccato casualmente su Steam e l'ho subito comprato perché appena ho visto il trailer mi ci sono subito innamorato. Già ho provato, spizzicato qualcosa di questo gioco ieri per farmi più che altro un'idea per come potesse funzionare il gioco, le varie caratteristiche eccetera eccetera e vi giuro, c'ha delle potenzialità allucinanti. Ovviamente sta in pre-alpha, quindi non è un gioco completo, devono ancora ampliarlo, ma sicuramente se continuano in questo, su questa linea che hanno preso, ne uscirà fuori una cosa spettacolare. Quindi direi di iniziare la nostra avventura su questo piccolo pianetuccolo qui sopra, qui sotto, scusatemi, no, qui sopra non ha senso. Allora, tra l'altro noto adesso che posso scegliermi il personaggio, non avevo visto questo piccolo particolare. Direi di sceglierci lui. Ok, vai, lanciamo la nostra piccola navicella e dirigiamoci verso questo pianeta. Ok, eccoci qua. Siamo atterrati, come possiamo vedere è un posto seriamente desolato. Pensavo di finire in un posto un po' più amichevole, ma vabbè, ovviamente un gioco di esplorazione non possiamo pretendere tutto di più. Allora, intanto ragazzi, per iniziare, come potete vedere il nostro personaggio ha questo zainetto qua, la barra gialla è l'energia che può generare questo cannone qua, che serve più che altro per scavare il terreno, come potete vedere. E più lo usiamo, più l'energia si scarica e quindi avrà bisogno di tempo per ricaricarsi. Invece la barretta azzurra è l'ossigeno. Se noi ci spostiamo, ok, quindi non abbiamo più il cavo che ci attacca alla nostra base principale, l'ossigeno tenderà a diminuire ovviamente. Ora cerchiamo di capire cosa abbiamo qui nei dintorni. Allora, qui c'è il composto. Vabbè, io intanto direi di prendere questo. Abbiamo finito l'energia, grandissimo. Allora, con Q si apre lo zaino e come potete notare qui sotto abbiamo delle varie, anzi i primi tre oggetti principali che possiamo creare. Allora, il solare ci permette di ricaricarci più velocemente la barra quando c'è il sole, perché comunque sfrutta l'energia solare. E il faro è un faro che credo che faccia luce, non ho ancora testato questo non so cosa sia, non so neanche come si possa pronunciare, però vabbè, fa niente. Allora io direi di crearci intanto un solare. Ok, che si applica immediatamente qua. Per ampliare la base, la nostra piccola basicina, dobbiamo cliccare su questo frenetto qua. Ok, e ci uscirà questa specie di nuova piccola piattaforma che si può creare solamente con la resina. Ovviamente il problema sta a cercare sta resina, che giustamente qui forse potrebbe essere quella laggiù in fondo. Ovviamente noi siamo molto sculati e ce l'abbiamo proprio qui dietro, dico bene? Sì, certo. Ok, vabbè, io direi di andare lì. Oh sì, questa qua è resina, wow. Sì, ma ok. Ah, e come potete vedere, questi così che trovate, questi cosetti gialli, vi ricaricano l'energia. Ecco, come potete vedere, siamo già all'ossigeno al 50%. Sì, comunque l'ossigeno finisce molto in fretta, quindi quando fate questi giri un po' lunghi, o vi trovate, come vi farò vedere se riusciamo comunque a trovarlo, un giacimento di ossigeno. Oh, cazzo. Cazzo. Un giacimento di ossigeno con il quale vi potete portare dietro dei sacchi di ossigeno, come abbiamo qui composti. Ok, e quindi comunque girare più tranquillamente il pianeta. Perfect, ok, bene, bene così. Ah, bene, mi servivano due di resina. Vabbè, andiamo di qua. L'avevo vista altra resina, praticamente me la sono immaginata io. Mannaggia. Composto.
Guarda che adesso moriamo male. Ok, io direi di correre. Ok, perfetto. Non sono morto. Allora, come potete vedere in lontananza, queste... pare butto di queste palle qua, vabbè. Queste palle messe a piramide mi dovrebbero dare, se non sbaglio, dei materiali un po' più rari, perché sennò qui si trova solamente composti o resine. Per trovare materiali rari rari bisogna andare dentro le grotte, scendere giù, un casino. Qui invece potreste trovare alluminio o cose simili. Rame. Dammelo. Idrazina. Sì, però... che cazzo è successo? Cioè, guardate che simpatico che è! Raggiungiamo un attimo... quel relitto là, che sicuramente c'è qualcosa che ci può servire. Sono sicuro. Se no dovremmo provare a morire dentro una grotta in qualche modo, già ce l'abbiamo. Ah no, questa... non è una grotta, peccato, vabbè, comunque... potremmo provare. Bello. Alluminio. Che altro c'è? Niente. Vabbè, sì. Sposta. Che cazzo sono messo a fare? Vabbè, signori miei, adesso io morirò malissimo. Però comunque avremo la possibilità di riprenderci il... sì, sta per morire. Ora muore. Cioè, muore a 2 metri praticamente dal punto di raccolta. Dai! Resisti! Oh! Che culo! Vabbè, io direi di rischiarcelo un attimo, Sì, però così ce la rischiamo un po' troppo, direi, no? Cos'era? Resina? Oh, perfetto. Giustamente senza energia. Te pareva. Vabbè. Ah no, eccola lì. Così moriamo male ugualmente. Ma che cacchio. No, no, no. Ecco. Ok, mo so cazzi. Allora, dobbiamo trovare un modo per risalire su in superficie. Sarà una cosa abbastanza complicata perché non so dove cavolo siamo. Questo non voglio neanche sapere che cacchio è. Me ne sto pure alla larga. No, io direi che dovremmo pure tornare indietro, ragazzuoli, perché sennò qua. Allora, facciamo che torniamo indietro, va? Ok, siamo riusciti a trovare una via d'uscita. L'unico problema adesso è tornare verso casa. Wow. Cioè, siamo a 2 metri. Non ci posso credere. Nessuna domanda. Per favore. È abbastanza inquietante. Bene così. Allora, io direi di... intanto comunque qui possiamo creare... delle varie strutture, precisamente 4. Facciamo come primo il fonditore, ok. Perché con il fonditore possiamo creare dei... ah, non c'è energia. Ok. Mannaggia. Ecco, come vedete in questi momenti arrivano queste tempeste casuali che sono abbastanza terrificanti perché portano con sé qualsiasi cosa. E io a lui lo piazzo lì, così non succede niente, dato che volano sassi ovunque. Ok. È finito
L'inferno, ora. Ah, ok, possiamo creare un materiale. Che cosa sarà? Rame. Bene così. Allora, finiscilo, scusami. Ok, abbiamo due riserve di ossigeno, quindi io direi di provare a riaddentrarci dentro questa caverna. Stop, bene, torniamo su. Cioè, più che altro andiamocene via. Ok. Io direi di aspettare un attimo il giorno, così almeno ci ricarichiamo un attimo l'amico qua. Fondiamo questo. Cazzo, ho trovato la resina. Oddio. E dai, eh. Anche questo dovrebbe fare alluminio. Aspettate un secondo, vediamo un attimo. Facciamo la prova del 9. Cioè, a parte che io mi drogo perché c'avevo anche qui uno di alluminio. No, questo è rame. Rame, rame, ok. No, non mi sto drogando, ok. Posso, meno male. Ok. Allora, io direi di andare a prendere ancora un po' di resina che ci sta lì, in modo tale che possiamo farci l'ultimo, non l'ultimo, però un'altra parte, ampliarci un po' la nostra piccola base. Oh, già prende forma sta roba, comunque. Ok, ci facciamo la stampante. Rame. Se verrà, prendi il rame. Mettilo lì. Oh, perfetto. Ok, adesso possiamo dire che abbiamo quasi tutto il necessario. Ci manca ancora struttura di ricerca, che credo che molto selvaggiamente la metteremo qua. Magari ci amplieremo un po' di più. Ok. E quindi diciamo, questa è una breve introduzione ad Astroneer. Questo gioco secondo me è spettacolare. Infatti ci continueremo a giocare perché, guardate, sui titoli space io non ci vedo più. Mi ci butto dentro e mi ci infogno fino alla fine. E quindi spero che il video vi sia piaciuto. Se volete, lasciate un commento, un like, qualsiasi cosa. E iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!